Sabato 13 maggio, oggi sto registrando il 13 maggio, tristezza a palate. L'unica cosa positiva è che il portafoglio è salvo, ma la tristezza rimane. Dopo questa intro inutilmente malinconica, veniamo al dunque. Oggi, data di registrazione 13 maggio, spero si veda, doveva svolgersi la fiera di Marzaglia, che è praticamente la fiera più attesa tra noi cantinari, accattoni e accumulatori seriali, ma questa fiera non c'è stata. L'appuntamento più atteso da settembre non si è svolto. Questa fiera c'è sia a maggio che a settembre e questo appuntamento di maggio, saltato il 13, verrà semplicemente annullato. I motivi li sappiamo bene: c'è un'allerta rossa o arancione, non ricordo, in Emilia-Romagna. Per cui di cosa voglio parlarvi oggi per togliere un po' questa malinconia dall'aria? La settimana prima di Marzaglia, quindi la settimana precedente a questa, c'è stata una sorta di fiera che si chiama Fiera Mostra Scambio di Gambettola. Per chi non la conoscesse, ovviamente la maggioranza di voi, perché comunque è una fiera che si svolge a Gambettola, è un paese non molto lontano da qui, diciamo vicino a Cesena, se vogliamo. Che cazzo dico? Sì, dai. Sì, dai, vicino a Cesena. Per cui per fare un video rapido, molto rapido, il riepilogativo di tutte le menate che mi sono preso, che non sono neanche molte, però andando la mattina presto credo di aver trovato cose carine e non aver speso nemmeno troppo, quindi così vi faccio dare un'occhiata. La prima cosa è questa piastra carinissima, questa piastra cassette della Teach modello V700, che all'inizio non volevo nemmeno prendere perché comunque chiedeva troppo, 15 euro chiedeva troppo, ma ripassando nella fiera, girando, era ancora lì e allora diciamo ho detto dai, la prendiamo anche se sono 15 euro, io volevo dargliene 10. È una piastra a tre testine, non è messa male e ovviamente l'ho già provata, questa ho fatto la cosa più sbagliata da fare. Quando uno compra qualcosa di questo genere dovrebbe come minimo aprire per darci un occhio in che stato è, invece no, io l'ho appoggiata, non l'ho pulita, niente, l'ho attaccata alla corrente ed andava, incredibilmente andava. I tasti erano un pochettino bloccati, quindi schiacciavi, dovevi schiacciare abbastanza forte per far registrare il comando. Ha un bel display, secondo me non ha moltissime ore e i tasti più o meno sono ripartiti, semplicemente utilizzandoli. L'ho aperta per darci un'occhiata comunque e non ho toccato nulla perché mi sembra tutto in ordine, quindi questa, niente, questa troverà un posto nel mio stereo. Un'altra cosa molto carina è questo videoregistratore U-Matic portatile. L'ho comprato principalmente per il fatto che è stereo. Ho un altro apparecchio U-Matic portatile sul quale devo ancora fare un video, porca Eva. Però in confronto dell'altro, di quello più vecchio che comprai a Marzaglia, questo funziona. Non l'avrei mai detto, carica il nastro, non ha problemi. Ogni tanto nello scaricare una cassetta si inceppa, ma roba da poco, però l'ho aperto solo per cambiare un fusibile. All'inizio non si accendeva, ho detto apriamo, vediamo, e fortunatamente c'è un fusibile ed è anche facilmente raggiungibile. Cambiato il fusibile, ovviamente è partito. Credo abbia dei condensatori un po' marci da qualche parte, ma cioè, ce lo si può aspettare da un apparecchio di così tanti anni. Gli ho provato a mettere un segnale sull'ingresso video e non aggancia al sincronismo. L'immagine continua a scorrere dall'alto verso il basso e quindi non va bene. Senza fare nessun'altra ricerca e pensando ci andasse bene, ho comprato anche la sua telecamerina da collegarci con quei connettori multipolari della Sony, assolutamente proprietari, ma poi si è dimostrato non essere la sua telecamera. Questa è una telecamera, è la Trinitron HVC4000. Non è per l'U-Matic, questa è per un videoregistratore Betamax. È un'ottica da neanche 7x, l'ho pulita, non l'ho ancora provata, ma ho trovato la piedinatura di questo connettore perché il mio registratore Betamax che devo riparare è aperto su un tavolo e ovviamente chi si ricorderà come rimontarlo. Direi che per 5 euro ci può stare come investimento. E sembra nuova, cioè alla fine, a parte
L'acqua che c'era caduta sopra sembra veramente nuova, almeno esteticamente, poi se funziona lo vedremo. Poi un'altra robina che però vi faccio vedere così al volo è questa telecamerina della Sony. Questa è una, boh, che cavolo è, una TRV40E, è una mini DV con un display anche abbastanza grande. Adesso non ho l'alimentatore collegato, nemmeno la batteria, però è veramente simpatica. Questa, anche questa, 5 euro, mini DV, la meccanica l'ho provata e funziona. Ha l'interfaccia FireWire in e out, quindi può digitalizzare ingressi video analogici. L'ultima roba che ho comprato, che per me era veramente simpatica, poi mi hanno tirato merda addosso da tutte le parti, è questo bellissimo impianto audio senza casse, perché le casse ovviamente non c'erano, e se ci fossero state sarebbero stati dei cancheri. Suruga, che alla fine non è altro che una sorta di radiosveglia con orologio a cartellini che funziona e mantiene l'ora incredibilmente, quindi già questo vale assolutamente i 10 euro che ho pagato. Con radio va sistemato un pochettino la sintonia, perché non gira proprio bene, però per il resto la piastra funziona, una piastra cassetta, ha un ingresso fono, ha un ingresso aux. Lo attaccherò da qualche parte, non so dove, lo volevo mettere in camera da letto, ma non ci sta perché è troppo largo. Mi sembrava ci potesse stare, invece comunque funziona, eh? Non è così scontato, direi, per un accrocco del genere, che comunque sembra essere made in Japan, che, oh, butta via, sembra una coreanata dei metà anni 70 che fa paura. Però questo video non volevo chiuderlo qui, questo video voleva all'inizio essere semplicemente una presentazione, diciamo, presentazione. Quindi ho pensato, comunque mantenendo le cose abbastanza semplici, perché già dei video che ho lì da un botto di tempo non li finisco mai, quindi cerchiamo di mantenere le cose abbastanza nel fattibile. Visto che la piastra già funziona, mettiamola nello stereo e magari facciamo una piccola dimostrazione. Quindi la piastra non ha problemi, ma lato stereo sì. Io cosa uso per collegare tutte le mie apparecchiature insieme? Uso una matrice 6x6. Questa matrice 6x6 ha delle piccole problematiche che già riparai. Anzi, fun fact, quella matrice viene anch'essa da gambettola. Ci ho già rifatto delle cose, delle saldature, ci ho cambiato dei condensatori, ma me ne sono lasciato indietro qualcuno perché pensavo fosse buono e invece non lo è. Quindi in sostanza devo ristaccare tutto, cambiare i condensatori che ho già, finalmente collegare la piastra e forse ce la possiamo fare. Ma sì, tanto non vanno da nessuna parte. Anzi, vabbè, ormai li ho staccati, vaffanculo. Puttana tra... Cazzi di cavi, Dio. Ale America! Video rapidissimo, vedi audio ambiente, perché tanto chi se ne frega. Ecco, già iniziamo male, cacciavite taglio. Il problema di questa matrice è che su alcuni canali è più bassa e o carente di basse frequenze, quindi i condensatori che, diciamo, disaccoppiano, mi sono studiato lo schema, anzi, non so se si può notare, in sostanza questa parte qua non ce ne frega nulla. Questo è il buffer, questo qua è lo switch dell'ingresso, qua abbiamo tutti i buffer di uscita, questa parte qui sotto gestisce le uscite monitor, le uscite di monitoraggio, perché questa scheda, questa matrice ne ha due. Questi integrati qui, dove ho segnato in maniera assolutamente illogica, perché chi si ricorda più cosa vuol dire macro, andiamo in macro. Questi condensatori che si leggono qui sugli ingressi, questi proprio disaccoppiano i buffer da gli integrati. Questi integrati richiedono, funzionano, che sulla linea c'è una tensione continua di 5 volt. Quindi questi, molti di questi condensatori, ce ne sono una valanga, sono tutti condensatori che sono sempre sotto tensione quando la matrice è attiva, e quindi diciamo che non gli hanno fatto benissimo. Dopo questo spiegone direi andiamo avanti e vediamo che cosa ci ho già fatto. Questa è la parte di YC, ma come si nota ho lasciato i cavi scollegati, perché tanto chi se ne frega. Togliamo questi segnali.
Un altro problema è che qui dietro ci sono viti. Oh no, ho preso alimentazione da qui, porca puttana. Tocca di saldarla, dai. Questa è quella del video composito. Se mi servono dei connettori video composito o RCA in generale, so dove prenderli. Qui niente, qui abbiamo la nostra scheda. Questa qua sembra vuota, perché effettivamente sto bidone della Mondezza è in mezzo ai coglioni. Tio. Ok. Bellezza assoluta di questo stampato, vaffanculo. Notare anche il condensatore qui, grande riparazione. Doveva essere un video semplice, invece tocca che riprenda lo schema, ho già capito io. Alla fine, quindi questa è la mucchia dei condensatori che abbiamo cambiato da tutta la scheda, seguendo lo schema. L'ho fatto senza audio perché nel frattempo c'è la finale dell'Eurovision e quindi ci siamo guardati quella. Fuoco, 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 fuoco. Boom, rieccoci qua, intervento dal futuro. C'è un figone qui nel display, ma guardate il figone del futuro. Come sempre non registro tutto, la parte di riassemblaggio di tutto non l'ho ripresa perché era notte. E insomma, alla fine niente, tutto rimontato e tutto a posto. Alla fine non è che serva granché, devo recuperare due cavi RCA perché in questo momento la piastra non ha nessun segnale in ingresso, non posso registrare. Adesso devo aspettare che il telefono smetta. Mandiamo adesso una bellissima musichetta che probabilmente, se guardate la televisione, avrete sicuramente visto che mi hanno rubato tutte le pubblicità, almeno 3 o 4 pubblicità mi hanno rubato la musica, che io adesso denunzia, querela tutti quanti. Agenzie di pubblicità, cioè cos'è, rubate, copiate i miei video, mi guardate, poi che bella canzone che hai scelto, rubiamogliela. No vabbè. Be Rebel, la... scegliere di fare una spesa con... Questo filmino, che è già durato fin troppi minuti, finisce qui, anche se ci ho messo dentro abbastanza robina, devo dire, dai, che video complicato, eh. Bravo Gianni, ci ha iniziato a mettere su cose, carne al fuoco, sì. Va bene, dai, questo video conclude qui e io vi saluto al prossimo filmino. Quale video? Non lo so, però magari scrivete qui. Ah no! Lo so invece qual è, io ancora devo montarlo, tutto il materiale lì, è già annunciato, però devo montarlo. Auguri.